Benvenuto e benvenuta a questo terzo ed ultimo video docu webinar sul denaro. Oggi parleremo del denaro da un punto di vista spirituale. Nelle prime due puntate hai già visto tanto, quindi sicuramente hai cambiato percezione rispetto al denaro e hai capito che il denaro è una realtà dentro di te che poi si manifesta e prende forma fuori di te in base però al significato che tu gli hai dato prima e hai compreso, quindi hai proprio compreso come i tuoi pensieri e il tuo sentire diventano materia. E hai anche compreso che però le influenze, i determinismi che hai ricevuto in tenera età occupano gran parte di questa realtà finanziaria che oggi vivi. Quindi dobbiamo andare a fare un lavoro di decondizionamento, come dicevamo appunto ieri. Oggi, in questo 19 luglio, molto accaldato da San Marino, andiamo nella parte che più adoro, che è quella della spiritualità. La spiritualità non è qualcosa che si può dimostrare. È il momento che tu lasci la ragione nel cassetto e mi segui a cuore aperto e mi dai fiducia. C'è però una materia che a mio avviso ha dimostrato la spiritualità, che è la fisica quantistica, non tanto nelle formule, ma nei loro significati. Una frase di Fagin, che amo e adoro, un fisico risvegliato, imprenditore nel settore della tecnologia, è questa: i fisici capiscono la matematica della fisica quantistica, ma non capiscono che cosa vuol dire. Ecco, noi andremo proprio diritti al punto del che cosa vuol dire. La fisica quantistica innanzitutto vede il mondo come informazione. Quindi per essa tutto è informazione. Quindi se vogliamo prendere il denaro da un punto di vista spirituale, e a mio avviso la fisica quantistica è la materia che spiega la spiritualità con il suo significato, non con la matematica, mi sono chiesto che informazione c'è dentro il denaro. E nel denaro quello che stiamo prendendo in oggetto in questi webinar, quello quindi che è una correlazione concreta di valore sul mercato, è denaro, quello che io chiamo vero, semplicemente l'informazione che c'è lì dentro è il contraccambio di sacrifici umani, perché noi con qualsiasi euro vero che paghiamo, ci compriamo i servizi di qualcuno e dentro quel servizio c'è del sacrificio umano. Quindi pensa che informazione c'è dentro il denaro. Non è un'informazione bassa, non è un'informazione cattiva, non è un'informazione malvagia, come ci hanno voluto far credere, è un'informazione invece molto, molto importante. Guarda che cosa dice l'inventore, il padre della scienza dello spirito, Rudolf Steiner. Quando non è lo spirito dell'uomo ad animare il denaro, allora è uno spirito che, perseguendo fini non umani, ne stravolge la funzione economica e sociale. Questo è molto attuale. Dobbiamo mangiare, ciò che mangiamo è stato prodotto da un essere umano e affinché io possa mangiare, esseri umani devono impiegare la loro forza nel lavoro per ore. Lavorano per me, il loro tempo lo danno a me e lo tolgono a tutto ciò che hanno. Non possiamo supporre di vivere dei nostri soli soldi e non concepire minimamente che le persone lavorino per noi per mantenerci in vita. I soldi li usiamo per stare in vita, per goderci la vita. Ma dietro quel soldo c'è un sacrificio umano, c'è un essere umano. Quindi, dando indietro solo il nostro denaro, dice Steiner, ai nostri simili, significa solamente che siamo in grado di tenerli al guinzaglio come schiavi legati e che possiamo costringerli a lavorare per noi. Rudolf Steiner ci invita ad andare oltre. Quando noi diamo un pezzo di metallo che non ha valore, un pezzo di carta che non ha valore, o transiamo un bit di informazione dal computer che di per sé l'essenza è vuota, non c'è niente dentro. È perché prima abbiamo ricevuto il sacrificio umano, il servizio umano. Quindi il minimo che possiamo fare è essere grati per pagare. E questo è lo scoglio più grande che nasconde la vera scarsità delle persone. Quando qualcuno mi chiede di farsi seguire, io gli dico sempre, sul denaro, io gli dico sempre, inizia allenandoti a provare gioia e gratitudine quando paghi. Perché ovviamente è a livello logico, se tu non hai questo, c'è qualcosa che non va. O sei in scarsità di risorse, quindi il tuo sistema emana scarsità e anche quando paga ha paura di pagare perché ha paura di non rimpiazzare quel denaro che sta uscendo e quindi questo non va bene per attrarre abbondanza e andiamo a lavorare su quello. Oppure proprio è il non riconoscere il valore del servizio che viene ricevuto, che poi noi ovviamente paghiamo. E questo forse è ancora più grave perché ha a che fare con il prossimo. Quindi Steiner ci dà un punto di vista nuovo sul denaro, come possiamo non pagare con gioia. Un povero che incontra Buddha e gli dice: Buddha, mi spieghi perché sono povero? E il Buddha gli dice: perché tu in primis non pratichi la generosità. Ho
Oggi aggiungeremo, è stato dimostrato dalla fisica che tu ricevi ciò che trasmetti, se non lo trasmetti non lo ricevi per legge di attivazione o risonanza. E come posso praticare la generosità se non ho niente, se sono povero? Buddha gli risponde: hai cinque oggetti che puoi donare che non dai. Per favore, quali sono questi cinque oggetti? Gli chiede. Con la tua faccia puoi dare sorrisi agli altri, ma non lo fai. Con i tuoi occhi puoi guardare gli altri con uno sguardo di amore, ma non lo fai. Con la tua bocca puoi dire qualcosa di buono, ma non lo fai. Con il tuo cuore puoi augurare felicità, ma non lo fai. Con il tuo corpo puoi fare qualcosa di buono, ma non lo fai. L'ultima frase è bellissima. Sei ricca quanto te lo permetti. Siamo noi che ci diamo il permesso di vivere nell'abbondanza. In primis, praticandola verso gli altri. Questa è una parabola bellissima. Pensa che sono 2 anni che io lavoro per Offerta Libera, perché dentro di me ho delle credenze dove se devo aiutare un altro essere umano, non voglio che il driver iniziale sia il denaro. Voglio che dopo me ne arrivi tanto perché penso sia giusto e sia ecologico, non tanto per me, quanto per la ricchezza di chi riceve il mio servizio, che sapendo che ha un valore enorme, dovrebbe tornare altrettanto. Se non torna altrettanto, io vivo bene lo stesso, ma è un indicatore, diciamo, del livello di abbondanza della persona che ho appena servito. Poi io non è che sono tutti contenti, alcuni magari lasciano poco perché non gli piacciono, va benissimo. Chiaramente non possono notare in questi ultimi 2 anni le difficoltà delle persone nel lasciare un contributo. Ed è una sfida perché il nostro progetto rischia di non andare avanti, perché le donazioni sono troppo poco, nonostante il valore che si riceva da parte nostra, a mio avviso, non ha eguali. Probabilmente anche ad avviso di chi partecipa non ha eguali. Però magari un corso che posso trovare gratis su YouTube lo pago 1.000 euro perché costa così. Mentre invece, quando ricevo un valore a livello gratuito infinitamente più grande, io lascio 20 euro. Bene, questa cosa non può non essere auto-osservata su se stessi, perché è l'origine della scarsità, è la radice della scarsità. Allora, quando io sono in difficoltà, tra virgolette, in difficoltà, abbiamo rispetto per chi ha avere difficoltà nella vita, chiedo sempre ai miei maestri, colleziono le loro prospettive. Molto spesso le sposo, ma soprattutto me ne faccio una mia, che è la cosa più importante per me e dovrebbe essere più importante anche per te. Forse veramente siamo così condizionati alla scarsità in Italia? È possibile che la scarsità sia veramente una radice molto profonda dentro di me e che quindi debba fare un grande lavoro per estirparla? L'autorisposta che io mi sono dato è sì. Prova a lasciare 1 euro di mancia al bar in Italia, si stupiscono perché non sono abituati a ricevere abbondanza. Oppure prova a fare i complimenti quando ti portano il cappuccino perché è buono, si stupiscono perché non glieli fa mai nessuno, perché non sono abituati a ricevere gratitudine. E quando dico non sono, dico noi siamo, perché sto parlando della cultura. Quindi un allenamento quotidiano su questo, per settare nuove credenze, nuove vibrazioni interiori, per poi ricevere in maniera naturale gratitudine e abbondanza, è sicuramente un lavoro da fare. Per continuare, andiamo dentro lo spirito, dentro l'informazione del denaro. La scoperta che ha dato origine a tutto il mondo della fisica quantistica, che a mio avviso è un po' la misura della spiritualità, ma non con le formule, con i significati, con la scoperta di Max Planck che vedi in foto, che ha scoperto il campo quantistico, tutto il mondo della fisica classica e relativistica è stato sconvolto. Prima c'erano delle convinzioni che la fisica quantistica ha veramente stravolto. Dopo la fisica quantistica sono diventati postulati delle convinzioni opposte rispetto a quelle precedenti. È molto controintuitiva. Comunque, noi oggi parleremo solo di questo, che è stato misurato un campo di energia intelligente non visibile che permea tutto. È infinitamente, sono bit di informazioni infinitamente più piccoli, a livello di particelle, non sono neanche particelle, sono vibrazioni, sono chiamate sfere di Planck, sono infinitamente più piccole di un atomo, per darti l'idea. Delle scale di grandezza di cui stiamo parlando. 10 alla meno 33, 0,33 zeri 1. Parliamo di cose infinitamente piccole ed è dentro tutto, permea anche, permea noi, permea il vuoto. È stato misurato. Guarda quanto ce n'è dentro il vuoto, guarda le fluttuazioni di questa energia dentro il The vuoto, particles are field like, come si and their comportano. manifestation is a result of excitations of the respective quantum field. Pensa As che such, according to quantum field theory, even in a vacuum, there are quantum fields. And importantly, these fields are always undergoing oscillatory
excitations. Anche nel vuoto c'è il campo quantistico che oscilla di continuo, dice lo scienziato, e hanno anche misurato che in 1 cm3 di vuoto c'è energia per mandare avanti il pianeta tipo per sempre. Chi è andato a lavorare sulla free energy, iniziando da Nikola Tesla, è sempre stato defenestrato dallo scenario pubblico, quindi non entreremo in questo discorso qua. Noi ci serve sapere che mentre Max Planck, inventore della fisica quantistica, stava ricevendo il premio Nobel sull'atomo, quindi sulla materia, dice: Alt, la materia non esiste. Tutto quello che ho scoperto è vero, ma non completo, perché tutta la materia ha origine solo in virtù di una forza dietro la materia che fa vibrare le particelle atomiche e tiene assieme l'atomo. Dobbiamo presupporre che questa forza sia una mente cosciente intelligente. Quella mente è la matrice di tutto. I nomi a questa matrice di energia intelligente sono tantissimi. A seconda della cultura sono state date molti nomi a questa energia qua. Struttura del vuoto, etere, il Tao, il Chi, il Chi. Gli egiziani lo chiamavano Ka, il superconscio. Lo Spirito Santo, il prana, l'energia, pleno, akasha, orgone, spirito, coscienza, energia del punto zero, c'è chi lo chiama Dio. Ok, usa la parola che ti dà meno fastidio, ma sappi che la coscienza dell'universo è stata misurata. Esiste, è su uno spettro non visibile, ma esiste e permea tutto. Quindi, se è permea tutto, noi compreso, innanzitutto noi abbiamo dei poteri incredibili, eh? Ma non parliamo di noi in questo webinar, parliamo del denaro. È anche dentro il denaro. È anche dentro il denaro. Adesso ascoltiamo, dopo questa piccola considerazione, un video di 4 minuti del professor Leonetti, che è il traduttore ufficiale di Rudolf Steiner in italiano. È praticamente l'unica persona grazie alla quale capisco bene Rudolf Steiner, con la mia mente normale. Professor Leonetti, che fa dei video sul canale YouTube della libreria esoterica Cavour, che vi invito ovviamente a seguire, soprattutto i suoi. La rosa come cresce? La rosa, Si come cresce? manifesta quando c'è un terreno adatto, l'aria adatta, la temperatura adatta, la luce solare, l'acqua. Poi vedremo in una conferenza apposita se ci sarà ancora l'opportunità di fare conferenze, speriamo di sì, che comporranno molti elementi del mondo Stai elementare. attento, eh. E allora abbiamo di fronte a noi la rosa. Ma con che diritto noi possiamo dire che il concetto che appartiene alla rosa non appartiene alla rosa come tutto il resto? Perché dovrebbe essere una nostra invenzione? Pensate alla precisione del linguaggio in molti campi. La vera sede della memoria è il cuore. Il concetto di rosa intende l'archetipo rosa, l'informazione energetica della rosa, e dice: come tutto il resto che appartiene alla rosa, anche l'archetipo, l'energia appartiene alla rosa. È chiaro fin qui, no? Il cervello è il decodificatore dell'impulso che poi il cuore trattiene. Come si dice riportare un evento passato alla memoria? Ricordare. C'è la radice di cor cordis. Il genio del linguaggio è stupefacente. Certo, in un'epoca in cui una lingua bella come l'italiano usiamo sì e no 200 parole, e anche sgrammaticalmente, il genio del linguaggio non viene molto osannato, però è così. Ci sono tantissimi esempi di questo. Non può essere una nostra invenzione cervellotica usare la parola ricordare e abbinarci al cuore. Si tratta di conoscenze tradizionali antiche che sono arrivate fino a noi. Allora, noi possiamo concludere questo difficile approccio, me ne rendo conto, dicendo: la forma, il colore, l'odore della rosa si manifestano quando ci sono un terreno, il sole adatto, l'aria, eccetera. Il concetto della rosa, che appartiene alla rosa come il colore, la forma e tutto il resto, si manifesta quando davanti alla rosa si pone una coscienza umana per pensare. Si manifesta solo quando davanti alla rosa si pone la coscienza umana pensante, come a dire, è la coscienza umana che dà le qualità alla rosa. Senza la coscienza umana la rosa sarebbe come un altro fiore, non sarebbe lei. Pazzesco, il potere che abbiamo noi. La differenza è che mentre gli altri elementi hanno bisogno di sole, acqua, terra, il concetto si manifesta quando un uomo pensa a quella rosa. E è molto in risonanza con quello che abbiamo visto ieri. Infinite possibilità, ne collassa una in risonanza alle mie credenze. Sono io che faccio collassare la rosa, perché le mie credenze sulla rosa le danno la sua unicità. Non so se hai capito il potere che abbiamo.
Cioè, ha bisogno della scena dell'anima dell'uomo per manifestarsi come ente concettuale caratteristico di quel singolo fiore, che ha un valore costitutivo fondamentale, perché è quello che impedisce alla rosa di perdere la sua forma. Sappiamo, per esempio, che ognuno di noi in 7 anni cambia tutte le cellule. Fra 7 anni delle cellule che sono qui non ce ne sarà nemmeno una. Con gli animali il processo è molto più veloce. Un anno di un cane vale 7 nostri. Prendiamo un lupo, il canide per eccellenza, gli diamo in un recinto molto comodo e trattandolo molto bene, gli diamo da mangiare carne d'agnello per un anno. E com'è che non diventa un agnello se deve cambiare tutte le sue cellule? Perché c'è questo elemento che Goethe chiamava il tipo, l'essenza spirituale lupo, che si manifesta come forma concettuale nella coscienza pensante dell'uomo, che si incarica di trasformare tutte le caratteristiche delle proteine dell'agnello in proteine adatte a percepire e a continuare la specie lupo. Se non ci fosse questa entità individualizzante che giustifica tutto il darwinismo, è esatto come metodo. Darwin descrive in che modo questo principio creatore prosegue la sua creazione in forme sempre migliori attraverso l'adattamento ambientale e la scelta dell'individuo più forte. Perfetto, non c'è niente da dire. Vedete, è quello che rende Darwin comprensibile. Quindi l'uomo non è soltanto uno spettatore della creazione, è un co-creatore, perché se noi non scoprissimo le leggi della natura, non permettessimo all'entità che fa crescere la rosa di ritrovare la sua forma originaria come pensiero creatore, logos, dentro di noi, piano piano questo elemento si indebolirebbe. Da un mondo diviso in tante specie avremo una gelatina indifferenziata. Questo. Cioè, avete capito il potere della scienza umana, della coscienza umana, delle credenze interiori, danno forma e varietà al mondo che vediamo fuori, a tutto, ovviamente anche al denaro. Ha delle conseguenze ontologiche immense, perché l'attuale concezione è che siamo un granellino di polvere nello spazio e quindi l'essere che lo abita è assolutamente insignificante. Ma possiamo dimostrare molto bene che la natura non potrebbe continuare come se non ci fosse l'attività cosciente e pensante dell'uomo. Siamo perciò, nel momento in cui scopriamo la legge della natura, un elemento co-creatore del fenomeno che ha prodotto esattamente l'oggetto che abbiamo studiato. E questo ci porta dunque a una conclusione molto, molto radicale. Il Logos, quello che chiamiamo lo spirito creatore, opera in tutti i regni a noi inferiori. Il logos, usa la parola che vuoi, può essere Dio, può essere superconscio, può essere campo quantistico, può essere spirito, usa la parola che vuoi, ok? L'importante è che capisci che questa matrice di energia intelligente è alla base di tutto, che tutto permea, dimostrato dalla fisica. E ha detto, opera nei mondi inferiori all'essere umano, quindi il mondo vegetale, il mondo animale. All'animale più evoluto per potersi poi invece manifestare in quanto tale nell'uomo. Infatti l'uomo è l'unico che parla. Tutta la nostra costruzione è fatta in modo tale che possiamo ospitare la parola come espressione dei nostri sentimenti e pensieri interiori. E questa è un'illuminazione steineriana grandiosa. Il Logos, il principio creatore, opera in tutti i regni inferiori. E finalmente nell'essere superiore si può manifestare in quanto tale, rende coscienza di se stesso. Noi offriamo all'ente creatore l'opportunità di prendere coscienza di se stesso. Questo dà all'uomo una dignità grandiosa, assolutamente incompatibile con questa visione quasi futile. Siamo lo strumento che Dio usa per essere cosciente di se stesso. E hai paura del tuo conto in banca? L'uomo che se non ci fosse non cambierebbe niente. Se non ci fosse l'uomo cambierebbe tutto. Scienza dello spirito di Rudolf Steiner, antroposofia tradotto dal professor Leonetti. Ma guarda la fisica. La fisica sono formule, quindi devi credere alla fisica. Dice la stessa cosa. La fisica dimostrata di Nassim Haramein, questa è la forma di quel campo quantistico, ogni essere vivente biologico ha intorno un suo campo di informazione e intelligenza invisibile e dice: tu sei parte di questo flusso di informazioni dello spazio, dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo, quindi dal macrocosmo al quantistico, dentro gli altri.
perché noi siamo nel mezzo tra il piccolo e il grande, l'abbiamo visto ieri. E quando passa attraverso di te questo flusso di informazioni, colleziona la tua specifica interpretazione della realtà e di questa informa ogni altro punto nella struttura dell'universo. La tua partecipazione è importante, è fondamentale, è tutto. Quindi i soldi sono dentro di te, i soldi non esistono, i soldi sono un'idea. Sono le informazioni che tu hai dentro di te sui soldi che si manifestano in realtà. E attenzione, dice un'altra cosa fondamentale, informano la totalità della struttura. Vuol dire che forse i soldi sono percepiti così male oggi e continuano a essere da qualcuno percepiti così male, non da tutti, perché tu pensi quello sui soldi. Tutti gli italiani oggi cosa pensano sul denaro? Pensano che sia una cosa buona o una cosa cattiva? Semplifichiamo per arrivare all'essenza. Io penso che la maggior parte pensa che siano una cosa cattiva. Quindi forse le difficoltà economiche italiane derivano da lì, perché il significato che la coscienza umana, che è il posto in cui Dio diventa cosciente di se stesso, parliamo di cose grandi qua, relativa al denaro è negativa, il denaro resta un fattore negativo, per forza, per la totalità. Poi è chiaro che ognuno poi ha il libero arbitrio della propria micro realtà e lavorando su se stesso trasforma la sua micro realtà, però perché non farlo anche per aiutare tutti? È fondamentale che tu formatti le tue convinzioni sul denaro. Ci sono tre livelli di consapevolezza, ne abbiamo parlato l'altra volta, sul denaro. Il primo è quello della vittima, ok? Succede a me, adesso sono in Italia, è il mio datore di lavoro, fa troppo caldo, c'è traffico, è la politica, fanno le truffe. Quindi scarichi fuori colpe, non prendendoti la piena responsabilità dentro di te. Ok, questo è il primo step. Probabilmente, se hai visto questi tre video, sei pronto per uscire da questo stato e andare al prossimo. Parte da me o attraverso di me, scegli la parola che ti piace di più, ma è la stessa cosa. E diventi un manifestatore, diventi cosciente del tuo potere di co-creare ciò che hai davanti, di essere un partecipatore di ciò che vivi. L'ultimo livello è quello dello stato dell'essere. Succede in quanto sono. Io sono nato e quindi ho diritto all'abbondanza. Uno, il primo è uno stato dove esiste scarsità perché dai fuori la responsabilità. Il secondo è uno stato egoico, che è buono, è l'ego, è come dire ginocchio. È l'ego che dice no, no, dipende da me. Io manifesto. E lo stato dell'essere non gliene frega neanche di più di dimostrarlo perché sa che gli è suo di diritto divino. Ora, non c'è uno stato giusto e uno stato sbagliato. Ci sono solo degli stati. Tu devi prendere consapevolezza dello stato in cui sei e fare uno step alla volta, non due. E ogni step si porta dietro una valigetta di credenze diverse subconsce, di formazione da fare diversa e di allenamento diverso. Quindi se tu oggi sei al punto della vittima, che a mio avviso se c'è un ordine nelle cose, esso va seguito. Prima ti insegnerò con la valigetta del manifesto, così potrai vivere che tu crei ricchezza, non solo saperlo a livello mentale, no, no, viverla, vederla, goderla, essere proprio l'informazione del manifesto deve andare dentro ogni tua cellula. A quel punto, magari dopo un po' sarai anche pronto per lasciare andare questa cosa e invece vedere un altro livello di ricchezza. Però parliamone, ognuno ha i suoi tempi. Io ti invito a fare uno scalino alla volta. Di base, a parte il primo step, livello di coscienza, che è la vittima, e quindi lì non c'è amore, lì sei solo in paura, di base è sempre l'amore a che fare con i soldi. Infatti, per questo non c'è differenza, secondo me, tra chi fa soldi dall'ego e chi fa soldi dal cuore. Perché? Perché se fai soldi dall'ego, stai semplicemente compensando un amore che non hai ricevuto. Tu non mi hai dato abbastanza attenzione, abbastanza amore, e io riempio questo abisso con le cose esteriori. Oppure mi faccio notare avendo intorno tanto. Non è sbagliato, è veramente compassionevole. E quindi avanti se sei qua, bellissimo, bellissimo. Chiaramente non fare male agli altri sul percorso, ma so che se mi ascolti non è questo il tuo caso. Se lo faccio dal cuore, l'amore è smisurato per ciò che faccio. Guarda bene questo video. Amore smisurato per ciò che si fa. Scuderia Ferrari. Suona bene però, vero? Eh? Per suonare suona bene. Ma il suono non fa una squadra, Enzo. Ma noi siamo la squadra. Te e io. Vedi qualche meccanico qua in giro? Ah.
Sei te il capo meccanico. Metti su la squadra migliore che puoi, ma bisogna organizzare un ufficio, serve come minimo serve un'officina, un banco prova. Dove le rimettiamo i quattrini? Non ti devi preoccupare dei soldi. I soldi arriveranno. Te vedrai che presto tutti i giornali parleranno di noi. Vedrai te. Speriamo non sulla cronaca nera. Sai che ti dico? Te sei sonato e io sono un pazzo a venirti dietro. Insomma, cosa ti serve per la scuderia? Un progettista? Sì. Ce l'hai? Ce l'ho. Uno stabilimento? Sì. Ce l'hai? Vedi, ce l'ho. Una banca che ci finanzi? Visto che ci siamo. Ce l'hai? E dove ce li ho, capo? Qui. Qui. È tutto nella mia testa. Qui. È nella testa, ma è nel cuore. È la mia macchina. Ah, sì. Ce l'hai? Enzo Ferrari che dice al suo migliore amico: faremo la casa automobilistica più grande della storia. Non avevano niente, avevano giusto una piccola fabbricuccia dove erano solo loro due a lavorare. E questo docufilm racconta la storia di Enzo Ferrari che va a parlare con il capo ingegnere più famoso d'Italia, che lavorava per l'azienda più famosa d'Italia, la FIA. Va da lui, lo vedrete adesso, Vittorio Jano, e cerca di portarlo a parlare con l'Alfa Romeo, con la scusa che Ferrari aveva intenzione di rilevare l'Alfa Romeo senza avere niente. Organizza veramente un capolavoro, un miracolo che poteva essere solo spinto dal cuore, perché coraggio, visione, grinta, fede sono tutte virtù del cuore. E poi come è andata a finire lo sappiamo. Godetevelo in silenzio. Ce l'hai! Ce l'ho, ce l'ho. Grazie, sono veramente molto belli. Piacere, signora. Sono 2 settimane che tento di parlare con suo marito. 2 settimane! E cosa desidera da lui, se posso chiederlo? Voglio strapparlo alla Fiat e portarlo via con me. Lui non lascerà mai Torino. Ci faccia parlare. Mi avevano detto che lei era brava. Ma si sbagliava. Lei è un genio. Alla Fiat il suo talento è sprecato. Fanno solo auto in sé, nessuna innovazione. Queste sono grandi idee. Peccato che non verranno mai realizzate. Io le offro l'opportunità di vedere i suoi sogni diventare realtà. Di costruire motori diversi da tutti quelli fatti finora, di fabbricare nuovi tipi di ammortizzatori, di freni, un telaio completamente nuovo. Nuovo! E su quale modello dovrei lavorare? La T3. Ho intenzione di rilevare la squadra corse dell'Alfa Romeo. Non gliela daranno mai. Perché no? Ad ogni modo, devo ammettere che lei si presenta molto bene. Ma mi dispiace, io non prendo un impegno basandomi sulla fiducia. Venga con me a Milano, Vittorio. Francamente, non sono sicuro. Per l'amor del cielo, Vittorio, ha perfettamente ragione. La Fiat non è il posto giusto per un uomo del tuo talento. Cogli l'occasione per una volta. E poi, in fondo, sarebbe bello cambiare città. Non è così? Sì. Credo che tu abbia ragione. Perché no?
Certo. Una bellissima idea. Risonanza. L'alfa è davvero. La mente di Vittorio Iano, la parte di mente, diciamo, che lo teneva in sicurezza, l'ego, le sue paure, lo frenavano nell'andare con uno sconosciuto a parlare all'Alfa Romeo senza niente. Eppure c'era una parte di cuore in lui che vibrava in risonanza col sogno di Ferrari, che ha avuto la meglio, anche grazie alla moglie. Per una grande azienda. Ma voi dovreste pensare solo a vendere automobili. Non preoccuparvi di gestire un piccolo reparto di auto da corsa. Io avrei intenzione di rilevare tutta la vostra sezione sportiva. Auto, pezzi di ricambio, motori, pneumatici, tutto quanto. E lei ha le risorse per sostenere questo genere di investimento? Francamente, signore, non c'ho una lira. Però ho un progetto. Rendere le vostre auto le più veloci del mondo. Queste sono solo parole, signore, e anche vaghe per giunta. Non c'è una base che sostenga la sua offerta. Non possiamo prendere in considerazione una proposta del genere. Aspettate un momentino, per favore. Quando una persona ha già deciso, non c'è niente che lo può fermare, no? Potrebbero essere più entusiasti. Sì, va bene. Non si preoccupi, tra poco firmiamo il contratto, è fatta. Letteralmente vive la sua realtà, perché la realtà è solo dentro. Signori, prego. Queste non sono solo parole, ma fatti. È il mio unico impegno, il mio scopo più grande, la missione della mia vita. Purtroppo ci vogliono delle strutture che lei non ha. Ma io ce l'ho. Io vi invito a Modena. Venite pure a visitare la mia fabbrica. Perché non ci parla del suo staff? Forse non ci crederete. Ma io ho anche meccanici, tecnici e il miglior progettista sul mercato. È impossibile. Il migliore è Vittorio Iano, delegato alla Fiat. Lo sappiamo bene. Gli abbiamo fatto più volte delle offerte molto generose, ma le ha sempre rifiutate. Probabilmente perché nell'offerta non era incluso il suo. Forse non l'avete ancora capito, signore. Ma i sogni spesso sono contagiosi. Certo, non è uno senza idee. C'è da fare per altri. Fammi vedere. Come si fa? Signori, vi presento Vittorio Iano. Buongiorno. Buongiorno. Spingerò le vostre auto al massimo. Le preparerò, le modificherò. E quando le mie Alfa vinceranno, perché vinceranno di sicuro, la gente correrà a frotte nei vostri saloni a comprare le auto più veloci del mondo. Parola di Enzo Ferrari. Grazie infinito. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno. Sicuramente rimane un film a quale modo migliore per manifestare denaro. Oggi, quando si entra in una Ferrari, si sentono ancora queste vibrazioni. Essere talmente appassionati nel fare ciò che facciamo tutti i giorni, che veramente i soldi a quel punto arrivano senza sforzo. Come faccio a proiettarmi su qualcosa che mi piace? Prima devo scoprire chi sono, no? Altrimenti farò sempre cose al servizio del mio ego e della mia personalità, che, ripeto, a un certo punto del percorso sono fantasticamente sacre.
servono tantissimo. Però a un certo punto ci si accorge che con le cose esteriori non potrò colmare gli abissi interiori. E gli abissi non hanno fine, quindi non possono essere colmati se non con l'amore. Ognuno gli dà il nome, l'etichetta che vuole, alcuni lo chiamano Dio, alcuni lo chiamano spirito, alcuni lo chiamano amor proprio. Non conta, l'importante è andare verso questo viaggio così posso capire chi sono e posso mettermi veramente nel servizio di ciò che è per me. Quindi prima raggiungo degli obiettivi, li manifesto, sono un manifestor e poi quando passo allo stato dell'essere, al terzo livello di coscienza, mi apro agli obiettivi che la vita ha per me. Non sono io che li imposto, sono io che li scopro. È un grande shift. Ti lascio con un regalino, c'è un mini corso da fare. E che va a lavorare sullo stato della vittima. È un mini corso di allenamento sulle tre realtà del denaro. La prima azione da fare è scrivere i mantra che vedrai di seguito per 20 volte al mattino. La seconda azione è scriverla 20 volte la sera, lo stesso mantra un giorno, 20 volte al mattino e 20 volte alla sera, lo scrivi sullo stesso foglio. Quindi ti troverai la sera con 40 frasi uguali scritte su un foglio, che saranno il mantra del giorno. La mattina, se ce la fai, scrivile il prima possibile, quindi prima delle 9. Se lo scrivi alle 9 e un quarto, alle 10 non succede niente, ma ti consiglio di farlo con l'energia dell'alba, quindi più vicino all'alba meglio è. Mentre invece la seconda frase la scrivi dopo il tramonto, dal tramonto in avanti. Poi cosa dovrai fare? Una terza azione che sarà il giorno dopo autospedirsi questo foglio, andare alle poste e autospedirselo per ricevere il messaggio. Lascia stare che te lo mandi tu, il tuo subconscio non lo sa, il tuo subconscio riceve un messaggio positivo sul denaro. Quello dobbiamo ripetere, ripetere, ripetere nel nostro subconscio, va bene? 30 giorni di riprogrammazione sul denaro. La scrittura, ragazzi, è qualcosa di potentissimo. Se c'è qualcosa che non hai nella vita, è perché non lo scrivi tutti i giorni. È davvero qualcosa di importante da un punto di vista sia spirituale che fisico, ma non abbiamo il tempo stasera di parlarne. Fai uno screenshot a questa slide, questi sono i primi 12 giorni. Fammi anche sapere nei commenti quale ti piace di più. Poi abbiamo i secondi 12 giorni. Fai uno screenshot e ferma il video anche qui. E in ultimo abbiamo gli ultimi giorni, fino appunto al 30 giorni. 30 mesi di riprogrammazione sul denaro. E questo esercizio qua, per cui ringrazio Bob Mandel, che è l'autore del libro che non si trova più, ha dei mantra che non sono solo a livello mentale, sono anche a livello spirituale. Quindi è un esercizio comunque che lavora su tutti e tre i piani, materiale, mentale e spirituale del denaro. Se la tua situazione finanziaria di oggi non ti soddisfa e per 30 giorni non scrivi dei mantra, capisci bene che l'intento è molto debole per far cambiare le cose, no? Quindi prima di fare qualsiasi altro corso, di contattarmi o di venire ai nostri seminari, fai 30 giorni di mantra. Così magari quando se mi contatterai o se verrai a trovarmi nei seminari, mi dirai com'è andata. Grazie per aver visionato questi tre video. Se li vorrai condividere, mi farà molto piacere e se vorrai lasciarmi dei feedback, mi farà ancora più piacere.